Innamorati e innamorate del mondo ludico, fidanzati e fidanzate, semplici amanti e chi più ne ha più ne metta. Bentornati e bentornate sul canale della LIN. Io sono Francesco e in occasione di questo San Valentino abbiamo pensato di suggerirvi qualche gioco, rigorosamente a due, da intramezzare alle vostre attività della giornata. Naturalmente anche questa è solo una scusa per giocare di più, ma non stiamo a fare i pignoli. Come dicevamo, una lista e non una classifica, perché non vogliamo dare i voti a nessuno. Quello potete farlo tranquillamente voi. Anzi, lasciateci i vostri commenti qui sotto e diteci che cosa avreste aggiunto e che cosa invece avreste cancellato. Abbiamo stilato questo elenco partendo dai giochi che nascono per due giocatori e non che si possono adattare. Il motivo è molto semplice. Spesso e volentieri, anche se non è o sempre così ovviamente, le regole dei giochi vengono adattate al testa a testa, non nascendo proprio per questo scopo. Bene, andiamo a vedere questi nostri consigli per gli acquisti di coppia. Partiamo con Tuned. Il gioco della Thundergriff ha una durata di 15 minuti, spesso anche meno, ed è una rivisitazione del Tris. Tenterete di completare una fila di tre animali dello stesso tipo, aggiungendoli e spostandoli nella stalla, ovvero una griglia di 3x3. Dove sta l'originalità? Gli animali possono essere impilati uno sopra l'altro in un modo specifico, asino, cane, gatto, in senso ascendente. Questo modificherà radicalmente la vostra strategia, poiché solo l'animale in cima ad ogni pila dovrà essere considerato ai fini del Tris. Passiamo a Set and Match, e visto i recenti successi in campo tennistico, non poteva essere altrimenti. Con Set and Match potrete riportare sul tavolo da gioco una vera partita da tennis, mettendo alla prova la vostra mira e la vostra abilità delle dita. Il gioco ovviamente si basa sulle regole del tennis, ma con un suo particolare meccanismo di punteggio. Ogni zona del campo ha un valore che serve a determinare l'esito di ogni scambio. Semplice ed intuitivo, le partite durano una ventina di minuti, non sono mica come la finale degli Australian Open. Proseguiamo la nostra carrellata e troviamo Caper Europe. Caper è un gioco basato sulla meccanica di draft prodotto dalla Keymaster. Il vostro compito è quello di reclutare una squadra di ladri da inviare nelle più famose località d'Europa. Potrete fornire loro anche specifiche attrezzature per compiere il furto perfetto. L'obiettivo finale è quello di ottenere il maggior numero di punti controllando città, raccogliendo beni rubati e dotando i ladri della loro attrezzatura preferita. Al termine di 6 round vincerà la mente più acuta e criminale. Il quarto gioco che vi proponiamo è Hive, intramontabile. Hive è un gioco strategico che non è limitato da un tabellone. Per sua peculiarità, infatti, può essere giocato ovunque, su qualsiasi superficie, più o meno piana. Si compone di 22 pezzi, 11 neri e 11 bianchi, che rappresentano ciascuno un insetto, con un suo modo unico di muoversi nel gioco. Non c'è alcuna preparazione, setup o altro, si gioca la prima pedina e si parte. I pezzi giocati non vengono mai rimossi e il vostro scopo è quello di imprigionare completamente la regina avversaria. Passiamo a Fika. Facili battute a parte, stiamo parlando di questo gioco. In fika, termine svedese che indica la pausa caffè con chiacchiere e pasticcini, siete i proprietari di un vostro bar. L'obiettivo è quello di riuscire a superare l'avversario. Dovrete disporre coscienziosamente le carte nel vostro bar, manipolando anche quelle dell'avversario, in modo da poter essere il primo a vincere due round. Alla fine di ogni round si esamina il bar da sinistra verso destra per vedere quali obiettivi sono stati raggiunti. Ogni carta ha un suo obiettivo che vi farà guadagnare monete se è presente nel vostro bar e se ne rispettate ovviamente i requisiti. Una ventina di minuti a partita per questa pausa caffè. Arriviamo alle botte, ehi, figurate ovviamente, per carità. Parliamo di un match Robin Hood vs Bigfoot, un gioco dell'universo, come dice il nome stesso, di Unmatched. Stiamo parlando di combattimento con miniature con una specifica particolarità e altamente asimmetrico. Ogni eroe è rappresentato da un mazzo unico progettato per richiamarne lo stile e la leggenda. Il movimento decisamente tattico e la risoluzione del combattimento escludono la fortuna e creano un'esperienza di gioco unica che premia l'esperienza. I personaggi di questo gioco possono essere utilizzati e mescolati con tutti gli altri set Unmatched,
un ottimo motivo per allargare la vostra collezione. Passiamo a Clask, che sicuramente conoscerete o almeno avrete visto una volta in vita vostra. Clask è un gioco di abilità per due giocatori, un campo di gioco diviso in due, una pallina arancione e tre piccoli ostacoli magnetici chiamati biscotti. Cosa dovete fare? Raggiungere per primi i 6 punti. Li potete ottenere sia andando in gol nella porta avversaria, oppure in modo passivo se l'avversario perde il controllo del suo attaccante, cade nella sua stessa porta o se viene catturato da due magneti bianchi. Una partita dura in media 5 minuti e Clask è gioco davvero intuitivo e dinamico. Sappiate che vengono organizzati tornei annuali di tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale. Quest'ultimo detenuto proprio dall'italiano Luigi Raone, quindi sotto con gli allenamenti. In una relazione di coppia la fiducia è tutto, no? Per questo è giusto menzionare Mentis Folla in questo elenco. Già solo per aver creato un gioco da due giocatori con possibile traditore, bluff e ruoli nascosti, beh, gli autori meritano tutta la nostra stima. Siamo catapultati nell'America anni 40 e siamo braccati dalla mafia. In Mantis Fall non dovrete badare a fare punti o altri particolari obiettivi. L'unico scopo è restare vivi fino alla fine del percorso. Dovrete gestire al meglio le vostre carte, discutere con il vostro compagno, ma soprattutto scegliere bene se e quando fidarvi. Il cuore del gioco è fondamentalmente basato sulla capacità del giocatore di immedesimarsi con la scena, di inventare scuse, motivi e giustificazioni. Un allenamento per la vita di coppia, praticamente. Torniamo a qualcosa di più dinamico e immediato. Ci si sfida a A Game of Cat and Mouth. Raccogliete velocemente le palline nel vostro campo, prendete la mira, ma neanche troppo a lungo, e speditele nel campo avversario, in una battaglia di frenesia e rapidità. La zampa magnetica del gattino vi servirà come fionda e realizzerete un punto ogni volta che spedirete tutti i denti bianchi nel campo avversario, ogni volta che farete cadere il nasino nero nel campo dell'avversario e quando tutte le 8 palline si troveranno nel campo avversario. Il primo che raggiunge i 5 punti vince la partita. Vi promettiamo che non serve il VAR. I due prossimi giochi hanno un seguito non indifferente, quantomeno per i soggetti trattati. Partiamo da Star Wars The Deck Building Game, un gioco competitivo in cui rivivrete la guerra galattica tra l'impero e i ribelli. Come intuibile dal titolo, è un gioco di carte e dopo aver scelto da che parte stare, la battaglia avrà inizio. Le vostre scelte di partenza saranno limitate a un deck di 10 carte ciascuno, ma con il procedere del gioco rafforzerete il potere dei vostri mazzi, aggiungendo carte e lavorerete per distruggere le basi dell'avversario. Il primo che riuscirà ad avere la meglio su 3 basi avversarie sarà il vincitore. Anche il prossimo gioco ha le stesse meccaniche di quello appena visto. Con il notevole aumento delle attività delle arti oscure, il preside Albus Silente ha autorizzato lezioni pratiche di difesa contro le arti oscure per garantire che gli studenti siano preparati a difendersi. Sotto la supervisione degli insegnanti di Hogwarts, gli studenti lanceranno incantesimi e fatture, utilizzeranno oggetti e otterranno alleati per stordire i loro avversari e imparare a proteggersi dalle forze del male. In Harry Potter, difesa contro le arti oscure, le partite sono frenetiche e rapide. I giocatori a turno giocano le carte, intraprendono azioni e acquisiscono nuove carte per costruire un mazzo più potente man mano che la loro capacità difensiva migliora. Per vincere dovrete stordire il vostro avversario 3 volte. In mano le bacchette! Come ultimo gioco vi proponiamo un grande classico, Seven Wonders 2. Nel corso di 3 epoche acquisirete carte che vi forniranno risorse, faranno crescere la vostra potenza militare oppure accresceranno il vostro livello scientifico al fine di sviluppare una civiltà e completare meraviglie. I giocatori non pescano le carte simultaneamente da mazzi di carte, ma da una serie di carte a faccia in giù e a faccia in su disposte all'inizio del round. Le partite si concludono se un giocatore raggiunge il dominio militare oppure il dominio scientifico, altrimenti a fine partita vince il giocatore con più punti. Bene, 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 queste erano le nostre proposte per la vostra giornata romantica all'insegna delle sfide ludiche. Da questo elenco abbiamo escluso giochi come la serie Undaunted, Beer and Bread, Two Rooms, 300 Terre Acqua, Drinkwest, Patchwork, Splendor Duel, ma saremmo stati qui fino a Natale. Ora invece tocca a voi, se avete qualcosa di divertente da proporre, vi aspettiamo nei commenti, le nuove idee sono sempre ben accette.
Vi ricordo di sostenere il canale, a voi non costa nulla e bastano solamente pochi click, follow, like e campanellina per noi. Ci vediamo al prossimo video, buon gioco!